Eccoci con Mister Guida e grande vittoria della sua Tor Tre Teste. La reazione che si aspettava dopo le parole dure della scorsa settimana è arrivata subito. Sì, nel senso me l'aspettavo perché la settimana era stata nei canoni che mi aspettavo, ma non è che avevo dubbi della qualità della squadra anche con la Boreale. La Boreale, poi analizzando la partita a mente fredda, la Boreale ha sfruttato il tiro in mezzo in porta che ha potuto fare, bravo il loro attaccante, ma diciamo che noi avevamo leggermente giocato sottotono e soprattutto siamo andati dietro a situazioni di calcio che non ci competono, quindi noi siamo costruiti per giocare a calcio e oggi c'è stata la risposta, nonostante poi nel primo tempo alla fine il calcio è talmente strano, vive di questi periodi, momenti in cui sei praticamente padrone del campo, l'Atletico San Basilio sorpassa per una volta la metà campo e ci siamo ritrovati in svantaggio, quindi poi in questo momento ti togli un po' di sicurezza. Poi invece c'è stata veramente un'ottima ripresa, una reazione da uomini come ho chiesto ai ragazzi e come non avevo dubbi che sarebbe arrivata, poi la partita insomma è scivolata via in maniera abbastanza semplice, anche se poi in realtà di semplice non c'è niente. Mi è piaciuto la voglia di ribaltare la partita nel minor tempo possibile, quello è stato sicuramente l'aspetto migliore di questa giornata. A prescindere dalle espulsioni che poi hanno indirizzato la gara, grande reazione infatti nei primi minuti della ripresa, in 11 contro 11 la sua squadra ha dimostrato che se in palla, se gioca come sa, insomma è veramente temibile per tutti. Sì, ma guarda, i principi di gioco in realtà li abbiamo sempre messi in campo fin dal precampionato. Dobbiamo migliorare sicuramente l'approccio alla partita, il fatto che comunque sia di non prendere lo schiaffo prima di svegliarci, questa è l'unica cosa che dobbiamo migliorare in questa squadra, e poi trovare fiducia, poi una vittoria, il gol ti aiuta sempre a trovare le giocate che magari 10 minuti prima invece non riescono, quindi la reazione è stata ottima, è stata in 11 contro 11, abbiamo ribaltato il risultato in 10 minuti contro una squadra comunque che presentava anch'essa due fuori quota, una linea tutta 98, noi giochiamo spesso un 4-5-99 in campo, quindi questo anche magari all'inizio della partita è un aspetto che si fa valere, ma noi abbiamo una qualità tecnica importante, dobbiamo farla valere sempre in casa e in trasferta, quindi la qualità del secondo tempo, ma anche nel primo, perché anche in realtà nel primo c'è stato delle buonissime trame di gioco, magari siamo stati un po' bloccati, cosa che dipende magari anche dalla partita della settimana scorsa, quindi fortunatamente poi le cose sono andate bene. Tre punti e soprattutto per ripartire più che per la classifica, siamo ancora all'inizio, insomma, però l'impronta è quella di ripartire da oggi come un nuovo inizio. Sì, ripeto, noi venivamo da questo stop che ci sta, forse è stato un piccolo, non bagno d'umiltà, è stata una situazione che ci ha fatto capire che non vinciamo le partite perché ci chiamiamo Tor Tre Teste, le partite bisogna andare in campo, combatterle, vincerle e che contro di noi tutti danno il 150%, quindi se noi facciamo quello che abbiamo fatto oggi possiamo toglierci grandi soddisfazioni, come ho detto ai ragazzi, in questo momento la classifica non conta perché in questo momento almeno dovrà passare secondo me un mese e mezzo per capire poi i reali valori del girone, però bisogna mettere fieno in cascina, quindi abbiamo iniziato oggi e dobbiamo continuare subito sabato a Montefiascone, un'altra trasferta che non sarà per nulla semplice. Grazie mille.